Lo spettacolo di stasera è uno spettacolo scritto da Tuccio Musumeci. Tuccio Musumeci è uno dei più grandi artisti che abbiamo qui in Sicilia ed è uno spettacolo ambientato, siamo intorno agli anni 80, diciamo fine anni 80, primi anni 90. Per intenderci, grosso modo, nei periodi in cui c'erano sempre dei governi a guida democristiana che si alternavano uno dopo l'altro. Più o meno, se vi orientate, siamo intorno al 1994, nel periodo in cui poi c'è stata la fuga di Craxi ad Hammamet. Questo è lo scenario, giusto solamente per ambientarlo. Chiaramente non vi dico altro perché nel Deblian di sala avete modo di leggere quello che riguarda questo spettacolo. Vi dicevo, testo scritto da Tuccio Musumeci, è una commedia, un po' quello che al cinema è un B-movie, per cui troverete anche un linguaggio che può apparire a volte colorito, ma è proprio giustificato dal fatto che la tipologia di ambientazione è voluta in questo modo. È una sorta di lavoro dove attraverso la vita di una famiglia che ha l'avventura di avere un parente eletto, quanto questo cambia la vita di questa famiglia e tutto quello che succede, che ruota attorno alla vita di questa famiglia. Dicevo, lavoro scritto da Tuccio Musumeci, ma in particolare stasera si avvale della partecipazione straordinaria di Totino Lamantia, che avete modo di conoscere e riconoscere come appartenente al duo Toti e Totino, ed è la prima volta che si fa un esperimento del genere a livello amatoriale, cioè quello di collaborare con un professionista. E io desidero ringraziarlo per la grande disponibilità che ha mostrato nei confronti della compagnia Tabula Rasa in primo tempo e soprattutto della pazienza che ha avuto nel lavorare con me. E ovviamente la presenza di un professionista ci ha anche spronato a cercare di lavorare molto di più sul particolare, sulle piccole cose, e quindi io lo ringrazio proprio per aver accettato, perché sapete quanto un professionista metta anche in gioco la sua immagine il momento in cui va a fare un lavoro, ed è chiaro che lo fa il momento in cui ha determinate garanzie dalla compagnia, cioè sa di poter fare un lavoro che abbia una sua dignità dal punto di vista della messa in scena. Grazie a tutti, buon divertimento e alla prossima. Grazie. Chi ti dissero fa per telefono che fra 10 minuti su ca? E c'è la Maddalena se sta matata sta stanza? O c'è a fare un giuaro tutto cosa sotto sopra? Eh sì, ma spicciamone, no? Ormai in sta casa una non ha più come mettere i cosi. Che ne saccio? Pare che stiamo scritti. Eh sì, ma sentisti che tu che disse zio per telefono, no? Che casa fa segreteria politica? E poi ne ce ne andiamo a casa nuova, così ne facciamo una camera di mangiare, un salotto come i cristiani. Per prima cosa, o zio va se sta marrotozzito. Così gioia mia può potete marradare. Ah, giusto. E poi Mario su merita. Ha sbattuto notte e ghiorno per procurare il cibo tuo zio. E tu solo? E tu baci? Ah, e lì ce ne amo lavata vita. Sì, ma tu a capire che tutto questo, Mario, vici solo per mia. Oh, perché come tu sai, la sua fede politica è diversa. Vabbè, ormai fare un comunista è cosa da carusi. Ormai è del partito dello zio. Chiedisù. Chiedisù. E tu faccio un niente. Dice che stava arrivando. E non la so solo, non la so. Bene, papà. E arrivamo. Ecco qua. Papà. E non è stata a San Piero Patti? Sì, e Santa Teresa arriva. Prego, accomodatevi, accomodatevi. Mi scusi.
Mi scusi per la casa. Comunque, io le presento mia moglie. Piacere. Mia figlia. È molto piacere. Ed è tutti nepoti dello zio. Ma io sono nepote diretto. Io mi chiamo Finocchiaro. E invece mio zio Speranza, fratello da buon'anima di mia madre, che era una speranza. Ho capito, senta. Adesso vi sedete tutti qui. Mi raccomando però in silenzio, così inizia ad intervistarvi. Va bene. Ok, la telecamera va bene qua? Perfetto. Peccato che non c'è zio. Tranquillo, lo faremo dopo, lo inviteremo nei nostri studi. Sei pronto? Yes. Perfetto. Qui è Teleresta 51. Ci troviamo in casa del signor Matteo Finocchiaro, nipote del neoeletto onorevole Giuseppe Speranza. Signorina, nipote diretto. Nipote diretto, mi fa osservare il signor Matteo. Mi dica un po', suo zio, l'onorevole, ha avuto un, diciamo pure, un exploit. Scavalcando i vecchi deputati, seminandoli di gran lunga, avendo ottenuto ben 66.923 voti. Un vero record. E tutti dicono che, oltre all'impegno nella campagna elettorale dello stesso onorevole, è molto merito di suo nipote, cioè di lei. Di me. Ci sa dire come ha condotto questa campagna elettorale, facendola affermare così brillantemente con tutte queste migliaia di voti? Oddio, sta parando. Ecco, veda, mio zio è un uomo nuovo, un volto nuovo della politica. Solo a guardarlo ispira fiducia. Volevo dire questo. Sì, ma cosa ha fatto lei per lui? Tutto. Sono andato per i quartieri della città e della provincia con il suo manifesto in mano. Facendomi dare nome e cognome di tutta la gente, dei disoccupati, dei pensionati, dei giovani che cercano un posto, una casa. Si è preso una bella responsabilità. Mio zio farà. Mio zio, lui è un uomo di fatti e non di parole. Non solo io, anche la mia famiglia si è battuta per la sua elezione. Oh, davvero? Anche lei, signora, ha raccolto voti? Uttia parra. Ah, io andavo negli ospedali, io andavo a trovare gli ammalati, parlando dello zio, e li raccomandavo con prima. E cupaccia dentro. E lei, signorina? Uttia parra. Ah, io con mio fidanzato andavo a raccogliere i voti nelle case di riposo. Bene. Io vi ringrazio e non mi resta che augurarvi una buona fortuna. Signorina, posso fare un appello alla televisione? Certo. Allora io voglio ringraziare a nome dell'onorevole Speranza tutti gli elettori, tutte quelle che lo hanno votato. Non vi pentite. Parola di Matteo Finocchiaro. A tutti quelli che lo hanno votato, mio zio ci darà una casa e un posto. Giusto. E agli altri? Tarancino. Va bene, basta così. Adesso mi devi riprendere la stanza con qualche manifesto dell'onorevole. Signorina, un manifesto lo prendo io. Come non detto. Manifesto. Certo. Manifesto, sì, un manifesto. Potevo venire pure. Ecco qua. Un manifesto tuo zio. Bello. Mettiamolo qua. Ci veniamo tutte, vero? Ma mi sento come ha chiedato un brodo. Nayadina. No, Nastarri. Starro. Allora. Viva l'onorevole Speranza! Otto subadani! Ma mi facessi sapere in tal'aria, però. Bene. Io vi ringrazio. Spero di non di rivedervi presto. È stato un piacere nostro, signorina, piacere nostro. Sì, piacere. E senza, signorina, quando è che la trasmettono alla televisione? Stasera su Teleresta 51. Ah. Alle 20:30, in punto. Signorina, la posso accompagnare fino a fuori? Sì, grazie. Mi mamma, con la salita dello zio,
Siamo diventati importanti per davvero. Ora però un zio aveva a pensare a fare Cesare Mario Comune. E che grazie a tu signor, voi potete marradare. Ah sì, mamma, un zio, come matrimonio, ma va a fare dei testimoni. Cacetto, e usavo quanta amici onorevole che ho portato a matrimonio. E il primo figlio che mi nasce, me la va a battere io. Che cazzo manca a sia, usa. E che dico? Che bella televisione. Pronto? Qui cosa fino chiaro? Zio, tu sì! Ah, e come sì? Ah, tutto a posto? Sì, sì, sì. E Matteo non c'è ni. A noi accompagnare anche delle televisioni. Sai, zio, ci sono stati quelle della televisioni. Della Raspa 51. Della Rasta 51, sì, sì, sì. Fu una cosa bella, sai? Sì, ne pigliarà tutti. No, paura di Dio. Ma la figura non è fissimo. Babari non è dissimo. Qualche minchiata magari, sì, 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 sì. Ma senti, ma tu quando vieni? Ah, tu già casi. Ah, va bene. Va bene. A Matteo non faccio muovere da casa. Va bene. Ciao, ciao, ciao. Aspetta, aspetta, aspetta. Ciao, zio. Ti aspettiamo presto. Ciao, zio. Mi raccomando. Ciao, ciao, ti aspettavo. Oh, zio. Dici che ci vuole venire a parlare a tuo papà. Vediamo quando arriva. Quanto vado che sto fosse San Mario. Siamo il gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso un fiore in petto ci è fiorito, una fede c'è nata in cuor. Vi saluto, politicanti. Politicanti, che fanno sputti? Ma se a sta casa non si parla altro che do zio e da politica. Mario, senta che c'è stato un capo che fa. Un zio? No, a televisione. Vennero chi di Telerasta 51 e l'intervistare a Niascio, papà. E per chi vennero un di Viauscio invece di andare un tuo zio? L'intervista al zio ce la fanno dopo. Prima andavi su un Niascio che sei mi parente diretti. E poi perché volevano sapere come facciamo, ci facciamo vigliare tutti sti voti. Ah, perché facci stucchianare Viauscio, vero? Vabbè, certo, magari tu, Mario. Ma che ci state dicendo, gente? Come facci stucchianare Viauscio, Niauscio? E allora co? Fu, a sua corrente, fu. Ma sua corrente? Dicevo che tu capotimo fare. Fantastica, ho già corrente. Sai Mario, prima intervistare papà, picchiare io e poi ne picchiare a tutti. Sì, po' fissa. Certo Mario che tu hai una delicatezza, ma non hai amore di niente. Ma perché sogno più pratica vi house? Vi house per ora non ragionate per niente. Buono, va avanti, dobbiamo fare storia ora. Piuttosto, Mario, vedi che più tardi viene lo zio. E non discutiamo di ricordare che ci vado a sistemazione. Prima facciamo sistemare io e poi si vede. Alla ma sistemazione. Come? Ma che stava a sistemare io? Che c'è? Voglio dire, prima vediamo come si mettono le cose. E poi vediamo un di più facile il suo posto. Che saccio, t'ha una banca, l'acquedotto, t'ha una scuola, boh. Ah, giusto, dice Mario, mamma, prima vediamo come si mettono le cose e poi vediamo. Certo. Ma che vuole dire come si mettono le cose? Che vuole dire? Voglio dire, per esempio, se allo zio ci durano l'assessorato alla pubblica istruzione, a io ci viene meglio che sa acciuttare a scuola. Ah, giusto. Come budello, come segretario. Ah, giusto, giusto. Se a io ci durano invece l'assessorato ai lavori pubblici, ci viene meglio da qualche impresa. Ah, giusto. Se invece ci durano l'assessorato turismo, si mette a fare turismo. Sì, buonanotte. Che ci va? Appena scendi già tutta, con chi ti dà televisione, se facciano tutte davanti a fuori. C'è una magra ciccino, un figlio Zappulla. No. Sì, che tu che ci fece campagna elettorale a Peppino Coppola, che non c'hanno. A via la facciamo. Senti una cosa, vedo che telefono io, zio, e dici che sta bene qua, che stava bene a rapparare. Perciò non ti mettere più a fuoriare e non ti muovere da casa. Oh. Ma che ha? Perché si è sediata? Che succede? Niente, che mi sta vedendo? Si stava parlando con tua figlia e con tuo genero, un posto che ancora stava a decidere un niego a bollo ciasere. Oh, Omar, a fare pigliare collera a me moglie. No, papà, quale collera? Si stava decidendo da quale posto poteva ciasere Mario. O comuni e basta. Sì, o comuni e basta. Una arriva e traso comune. Ci sono i concorsi, ci sono come te la dire, o comune uno, o comune. O comune uno solo un tavolo.
Voglio dire che reparto? Ah. Anettezzo bar, giardino pubblico, o capposanto. Giustamente, dice Mario, papà, prima vediamo che stesso raddoci tu non lo zio, a così poi si vidi. Ma perché non fosse bello? Che cosa?